Ciao, eccoci qui sempre al tempio di Kayavarohana in India. E faccio questo filmato perché una persona mi ha fatto notare che non ho mai prodotto un filmato dove spiego esattamente come meditare sul chi sono io. E probabilmente non l'ho prodotto anche perché consiglio comunque vivamente di frequentare un intensivo di illuminazione sul chi sono io per imparare a meditare. Però voglio dare qui delle indicazioni pratiche su come iniziare questo processo di autoindagine sul chi sono io, sul vero io. Allora, la cosa più difficile è ovviamente quello di trovare il vero io. Quindi quando tu porterai il primo passo è portare l'attenzione, tutta la tua attenzione verso l'io. Allora, non è importante in questa fase, non è importante che tu sia sicuro o no che ciò al quale stai portando l'attenzione è o non è il vero io. L'importante è che tu trovi un senso di io, perché quel senso di io ha la sua fonte nel sé. Non importa se quel senso di io è, ecco, l'ego, no? Perché tu potresti trovare anche l'ego, no? E dire, ecco, ho trovato il sé. Ovvio che non hai trovato il sé, ma hai trovato un io. Probabilmente il falso io. Allora, dietro questo falso io c'è il tuo vero sé. Quindi ciò che devi fare è il primo passaggio è questo: trovare l'io, indipendentemente che sia il vero o il falso io. Quando hai trovato l'io, cerchi intensamente la fonte, la sorgente di questo io. Allora, questa fase è la più difficile. Cosa voglio dire? Quando cerchi la fonte, quando ti dico di cercare la fonte o la sorgente del vero io, dell'io, molto probabilmente la maggior parte delle persone cosa fa? Comincia ad astrarsi verso mondi fantasiosi, cioè cercando la fonte vanno a cercare una luce, vanno a cercare un'idea della sorgente, vanno a cercare un divino astrale e astratto. Quindi si generano tutta una serie di tranelli mentali, che è il motivo per il quale è consigliabile frequentare un intensivo di illuminazione, perché questi tranelli, questi tranelli sottili sono tantissimi. Se non fossero così tanti, le persone avrebbero già raggiunto il risveglio, la maggior parte delle persone, ma non è così. Anche molte delle persone che dicono di aver raggiunto il risveglio hanno soltanto vedono soltanto il bagliore del loro sé, ma per raggiungere proprio l'unione col sé, la consapevolezza, risvegliare la consapevolezza di chi tu veramente sei, occorre superare tutte queste sottili illusioni. E in un intensivo di illuminazione hai la mia presenza e ti dico che non è poco, perché tante volte basta anche uno sguardo, basta un consiglio per spostare la tua attenzione da un'illusione alla verità. Basta anche semplicemente una parola perché tu riesca a vedere che ciò che stai guardando è un'illusione e a riportare la tua attenzione alla sorgente di te. Quindi sono delle sottigliezze, ma soltanto chi ha questa consapevolezza può risvegliare in te la stessa consapevolezza. No? Certo, lo puoi fare anche da solo. Ma la strada è molto più lunga nella maggior parte dei casi, non voglio dire che è sempre così. A me è capitato da solo, io ci sono arrivato senza l'aiuto di nessuno. Probabilmente ho fatto questo per molte vite e già avevo risvegliato questo nelle vite precedenti, quindi ti posso assicurare che in migliaia di persone che ho visto, migliaia di persone che ho condotto, tutte queste persone hanno una profonda identificazione con la mente e uscirne fuori non è così facile. Su un migliaio di persone condotte, 200 possiamo dire che hanno raggiunto il primo grado di risveglio, che è l'esperienza momentanea della tua consapevolezza, cioè di ciò che tu sei. Momentanea nel senso che poi la mente torna e inizialmente rimane solo un ricordo,
per stabilizzare questo, per far sì che non sia un ricordo, ma una coscienza sempre presente, occorrono almeno 3-4 esperienze di risveglio. Per tornare alla pratica, quando trovi questo io, questo senso di io, e puoi partire anche dal corpo, puoi partire anche dal senso di te qui in questo momento, questa sensazione di essere qui in questo momento, ti appoggi a questo senza cercare nulla, cioè non cercare qualche cosa, perché il sé non è qualcosa, il sé sei tu, quindi non è una questione di cercare. Appoggiati semplicemente a ciò che è in questo momento, ciò che sei adesso. Se ti stai guardando, vuol dire che non sei in ciò che sei. Ciò che stai guardando è un prodotto, è un oggetto all'interno di ciò che sei, ma non è ciò che sta guardando. Quindi l'io, il vero io, è ciò che sempre sta testimoniando, è ciò che sempre c'è senza che tu debba guardarlo. Ed è questa la difficoltà, cioè trovare ciò che già sei, no? E non cercarlo nella mente, nelle emozioni, nelle sensazioni, ma in ciò che sta testimoniando queste sensazioni, ciò che sta testimoniando questi pensieri. Quindi, il primo passo, appoggiati a ciò che sei, a questo io che è qui. E quando ti sei appoggiato, quando l'hai trovato, cerca di cogliere ciò che lo sta testimoniando. In altre parole, ciò che lo sta testimoniando è la sorgente del tuo falso io, di ciò che stai percependo. Ciò che sta testimoniando è di fatto la sorgente di tutte le tue percezioni, perché è ciò che le sta guardando e ciò che si sta identificando nella percezione. È il tuo vero sé. Quindi, quando sei qui, in questo io, comincia ad appoggiarti, a lasciarti, ad aprirti a ciò che testimonia tutto questo. E sentirai che aprendoti svaniscono le percezioni, è come se ti dilati, è come se ti svuoti, è come se rimani sempre più vuoto, sempre più impersonale, e hai la sensazione inizialmente di perdere il senso di io. E questa è una cosa buona, perché quel senso di io che stai perdendo è il tuo falso io. Sei talmente abituato a starci dentro che credi che stai perdendo la strada, ma in realtà stai mollando la falsità, stai mollando un'illusione, stai lasciando andare una fantasia. Quindi questo senso di essere più vuoto, più leggero, più impersonale, di non trovarti, è positivo. Rimani in questo non trovarti, rimani in questo vuoto assente a qualcosa, ma presente, se osservi, è assente a qualcosa, ma presente a ciò che è. Se ti lasci cadere in questa presenza, nella presenza, e vai fino in fondo, cioè cosa voglio dire vai fino in fondo? Permetti che questo accada fino alla sua completa realizzazione, allora quello che tu credi di essere svanisce e ciò che tu realmente sei si realizza. È un momento, inizialmente il primo incontro, il primo risveglio, è un momento di unione, in cui non stai più cercando te stesso, non stai più guardando qualche cosa o non stai più fissando le percezioni, ma ciò che testimonia le percezioni, ciò che testimonia i tuoi pensieri, scopre se stesso e tutto il resto svanisce, tutto scompare, rimane solo la verità, e la verità è ciò che già è ciò che sempre è. Scopri che Dio è sempre stato tutto questo, è stato questo video, è stato le tue memorie, è stato ciò che fai adesso e ciò che farai domani. Tutto è sempre Dio, tutto è sempre il sé. Tutto ciò che stai vivendo, tutto ciò che stai percependo anche in questo momento, sei tu, solo che sei confuso
nella percezione. Torna a ciò che sta testimoniando e tic, incontri chi sei. Ecco, questo è proprio in breve l'autoindagine, ma ci sono tanti passaggi in queste brevissime descrizioni, ci sono veramente tantissimi passaggi e per arrivare fino in fondo hai bisogno di essere guidato in questo cammino, in questo processo. Provaci e scrivimi come sta andando, perché hai bisogno di un confronto. Il Dokusan, che è il confronto con il maestro, con la guida, con il risvegliato, con lo specchio di te, chiamalo come vuoi tu, se non ti piace l'idea di maestro, se non ti piace l'idea di guida, perché abbiamo infinite resistenze su questa cosa qui. È stato un fallimento, tutte le guide che abbiamo avuto sono state un fallimento fino ad oggi. Non abbiamo ancora risolto con i nostri genitori, poi abbiamo avuto problemi con i nostri professori, maestri e professori, poi abbiamo avuto problemi con i datori di lavoro, poi abbiamo avuto problemi con i politici, poi abbiamo avuto problemi con tutte le persone che hanno cercato di guidarci da qualche parte. È quindi comprensibile che la parola maestro sia così difficile da accettare. Quindi, però, quello che voglio dirti è che è importante il confronto, è importante la condivisione, perché se condividi con qualcuno che ti sa dare una chiave, allora quella chiave è una grazia, quella chiave è un dono inestimabile, perché basta, alle volte basta poco per tic, spostarti da un'illusione a una verità. E la verità ti libera, la verità ti riempie, la verità ti completa, ti fa scoprire la tua perfezione. Quindi scrivi e se vuoi partecipa a un intensivo di illuminazione su chi sono io, perché lì posso accompagnarti e tu puoi scoprire passo dopo passo in un processo intenso che va dalla mattina alla sera come attraversare tutti i tranelli e come tac, 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 uscire sempre di più dall'illusione e realizzarti. Ed è quando ti realizzi che conquisti, diciamo così, riconquisti il tuo posto, ritrovi il tuo posto e la tua completezza, la tua perfezione. E scopri che sei sempre stato perfetto. E scopri che sei sempre stato ciò che stai cercando. No? Lo stai cercando guardando intorno, guardando nella tua mente, guardando nelle tue sensazioni, guardando dappertutto. E sai quella storia bellissima che gli dèi nascondono la verità perché sta arrivando l'uomo. E uno dice, nascondiamola in fondo al mare, lì nessun uomo andrà. E il più saggio dice, no, nascondiamola nel cratere di un vulcano, perché lì l'uomo non andrà mai. E il terzo, il più saggio di tutti, dice, no, c'è un posto dove l'uomo, solo il più coraggioso, ma il più coraggioso di tutti gli uomini andrà a cercare, nel suo cuore, dentro se stesso. Ed è lì che hanno nascosto la verità. Ed è lì che devi andare. Jai Bhagwan.